sogna i playoff, ma quella parola non uscirà mai dalla sua bocca perché rimarca con fermezza l'obiettivo principale è il mantenimento della categoria senza passare per i playout. Raggiunta la salvezza, eventualmente faremo altri ragionamenti. Marco Colaizzo, numero uno dell'Olimpia Agnonese, si gode il momento magico dei suoi, reduci da 3 vittorie consecutive e ad un passo dalla zona nobile della classifica, distante solo una lunghezza. Risultati e gioco, Colaizzo si sfrega le mani, la squadra non solo continua ad incamerare risultati, ma esprime una manovra gradevole, crea occasioni da rete, diverte il pubblico che sogna grazie alle prestazioni del collettivo e alle giocate di attaccanti che stanno facendo la differenza e che al Civitelle non si vedevano da anni. Acosta e Cone in particolare infiammano il Civitelle, sono i bomber che mancavano alla squadra per spiccare il volo. Colaizzo prova a gettare acqua sul fumo dell'entusiasmo, cosa occorre? Bisogna rimanere con i piedi ben saldi a terra e non farsi prendere dall'euforia del momento. Intanto il tecnico Pizzi ai nostri microfoni analizza l'ultimo match. Alla fine, contando le occasioni, penso che il nostro portiere abbia fatto 2 grandi parate, ma un tiro da fuori è la giocata dell'anno, con una rovesciata quasi sotto l'incrocio. È vero che ci siamo forse abbassati un po' troppo, però c'è anche da dire che in campo ci sono anche gli avversari, quindi primo tempo secondo me abbiamo fatto molto bene, abbiamo palleggiato, abbiamo giocato da destra a sinistra come al solito, il gol è venuto dall'ennesimo assist di Nicolao, poi effettivamente dopo potevamo raddoppiare appena iniziata il secondo tempo con Dudu e con Pablo. Poi l'analisi è giusta, nel senso che ci siamo abbassati forse un po' troppo. Un tiro da fuori, una palla dentro, non si può mai sapere. Però siamo stati bravi e fortunati a portarla a casa.